Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. È la richiesta che i 10 lebbrosi rivolgono a Gesù da lontano, come una preghiera, una supplica, un'invocazione, loro che sono tenuti a stare lontano, che sono stati messi fuori dalla società e dalla comunità religiosa, loro che attendono un segno da Dio, un segno che non arriva e che potrebbe venire proprio da Gesù. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Invocano la pietà, la misericordia, non è ancora la guarigione, che pure desiderano, ma lo sguardo di Dio verso di loro che sono miseri. È un gesto che nasce dalla sofferenza, quasi dalla disperazione, ma che apre alla fede. La risposta di Gesù li impegna proprio sulla fede. Andate dai sacerdoti e portate loro voi stessi con quello che comporta la vostra purificazione. Andate come se foste già guariti. Gesù quindi chiede ai lebbrosi un cammino che non è solo quello spaziale, fisico, nel coprire una distanza, ma un cammino del cuore. Fidatevi della mia parola. È lì che nasce la fede, se ci fidiamo della parola di Gesù. Il risultato, il frutto, è il dono di Dio. Ed è quello che i lebbrosi sperimentano. Si mettono in cammino, vanno dai sacerdoti e lungo la strada vengono purificati. Sì, la loro guarigione non è solo qualcosa che riguarda la malattia del corpo, è qualcosa che li tocca nell'intimo, li apre di nuovo al rapporto con Dio e li mette in condizione di poter recuperare il rapporto anche con gli altri nella comunità, purificati. Ma il racconto non finisce qui. Uno di loro torna indietro, va da Gesù, si getta ai suoi piedi, lo ringrazia, benedice Dio, lo glorifica. La sua fede lo ha portato a non fermarsi a se stesso, a non condividere solo con gli altri la gioia di questa nuova condizione, a ritornare alla radice, a comprendere che senza il rapporto forte con Gesù e il rendimento di grazie a Dio non potrà affrontare le esigenze della vita nuova. E la risposta di Gesù a questo gesto è l'evidenziazione di uno solo che è tornato e gli altri 9. Che bello però, dinanzi a questa constatazione un po' amara, che ci mette anche in allarme per le nostre reazioni, potrebbero essere simili a quelle dei 9, che bello constatare con Gesù che è tornato uno straniero, uno che viene da un'altra origine, uno che ha le sue diversità storiche, culturali, religiose, uno che è come me e te, nostro fratello, figlio dell'unico Padre. Per Dio non ci sono stranieri, ma solo figli che insieme possono lodare il suo nome e camminare nel suo amore.